Ehi, hey, ciao a tutti, siamo qui sulla Wasteland di Arma 3, che è una modalità molto bella, che sarebbe tipo una specie di cattura alla zona, invece di cattura alla bandiera. Tu decidi la squadra in cui stare e quindi si va a conquistarla. Tipo, facciamo un esempio, io sono nei blu, questa è la base dei blu, questa dei rossi, qua ci sono quelli gialli e quelli blu che la stanno cercando di conquistare, se non sbaglio. Questo è il mio compagno Ifrit, la mia squadra. E tipo queste sono zone, queste dei gialli, queste dei rossi, queste dei gialli. Tu devi andare in quella zona e cercare di uccidere tutti e conquistarla. Molto semplice. Ci stanno molti veicoli nella mappa, quindi non ci sono problemi a trovarne. Cosa cacchio fa? Ok. Va bene. Quindi siamo qui e dobbiamo andarcene. Ecco un veicolo. Quelli che si spostano, quello lì è della mia squadra. Questo è il mio menu, come vedete. E ho un bel po' di roba. Sì. Vediamo. Ho solo una pistola perché devo comprare le armi nel gun store. Qui da me non ce n'è. Oh, il mio compagno si è fermato dall'altra parte della strada. Perché? Lì non c'è niente lì. Eccolo là. Non sa neanche dove deve andare. È qui che dobbiamo andare. Qua è molto pericoloso. Lo cercherò. Quello è un nemico. Quello è un nemico. Sta salendo qui. Sentite, sentitelo. Devo vedere la strada dove finisce. No, niente, è andato giù, secondo me. Sì. Un elicottero. Dov'è l'elicottero? Io ho una sola pistola per ora, quindi. Eccolo, eccolo. Dio. No, sono salito nel posto sbagliato. Questo veicolo è stato già danneggiato. Sì, mi gira a sinistra. Eccolo, eccolo. Andiamo a vedere cosa è successo. Deve essere un nemico. Compagno, vedete? Blu. Fantastico. Raccolgo l'arma. Buono. Ecco come rubare dai cadaveri. Fantastico. Prendo anche bazooka. Questo deve essere. Oh cacchio! È il mio veicolo esploso! Questo deve essere un veicolo, cioè un nemico. I'll get Dan, Swift, all the players down in Marina first. Guardate il veicolo. No.
Andiamo a dare supporto al mio compagno di squadra. You want to say that again? Chissà da dove arrivano le esplosioni, cioè arrivano da lì, ma da dove arrivano? Ci sono delle mine, ecco perché esplodono i veicoli. Eccolo lì che è morto. Oh. No, non ci credo. L'ho ucciso io, fantastico. C'è il suo compagno. Alzati. Oh, l'ho ucciso. Duff 571. Però devo stare attento. Potrebbe esserci qualcuno dentro. Entriamo. No, non c'è nessuno dentro. Fantastico, seguiamo loro. Oop. Ah, anzi, sono venuti loro da qui. Vediamo cosa fanno. Guardano quello che hanno, ovviamente. Vedete? Qui che si fa. L'ha finito perché non era morto del tutto. Ma che... No, aspettate, non ho capito il perché di questo, perché è successo questo. Oh mio Dio, non ci credo. Ma che cacchio è successo? Cioè, mi ha sparato. Oh no, mi ha ucciso Mars, ecco. Non ci sto capendo molto. Cioè, non è stato un fuoco amico, quindi ha rianimato il nemico e ha ucciso me. Non ha senso, perché i nostri compagni sono quelli con la cosa blu. Oh. Cioè, guardatelo là. There we go. Pensavo veramente di uccidermi. Wow! No! Ancora sto Mars. Che comunque prima ho ucciso. Vabbè. Wow, è esploso. Vediamo. Bene, Tom mi ha fatto esplodere il furgone. E dentro c'era Mars e Duff. Seven. Fantastico. Tommy a 100 metri da me. Dai, 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 forse questa volta viene a rianimarmi. Lo spero, visto che ci stanno lì dei fucili di quelli dei nemici. Eccolo, eccolo, lo vedo arrivare, lo vedo. Scusate se adesso vi sembrerò molto nabbo e voi tipo vi state arrabbiando. Guardate, ma che cacchio stai facendo? Cacchio stai facendo? È ovvio. È un po' che non gioco ad Arma 3. E quindi mi ci devo prendere la mano. Poi appena mi ci prendo la mano sarò ottimo. Wow, fantastico. Thank you. Sì, poi devo ringraziarlo due volte, visto col bazooka che aveva ha distrutto questo che è antiproiettile. Prendo l'arma. C'hanno un bazooka? Dai, dai, che ce l'hanno. No, ma hanno quell'arma fantastica. Ah, io quest'arma la odio. Prendiamo questo. Oh cacchio, sono ferito. Ottimo. Eccoli qua, vedete? Vediamo se mi fanno salire. Sì, fantastico. Wey, ciao. Ora noi tutti adesso stiamo andando sicuramente. Guardate il retrovisore centrale quanto è dettagliato. Vedo io, vedo me stesso.
Fantastico. Guardate il fumo di quel veicolo che abbiamo distrutto. Vediamo. Ora stiamo andando un coniglio. Stiamo andando, ecco lì, fantastico, è lì proprio dove devo andare. No, anzi, chissà dove stanno andando. Tanto non posso sparare quando sono nel veicolo. Ah, ecco, nel gun store. No, anzi, si è fermato per vedere se qualcuno voleva scendere. No, anzi, no, ci fermiamo qui. Ottimo, ottimo. Bene, bene. In truppa ce la facciamo in poco tempo a conquistarlo, questo posto. Amen. Ma dove sono? Vedo là qualcosa. Oh mio Dio. No, un'esplosione. Cosa sarà stata una granata? No, però non ci sono veicoli, strano. No, l'ha ucciso Dennis, non io. Cacchio, quindi non posso rubargli il loot. Visto che l'ha ucciso lui. Vabbè, guardiamo se lo prende. Ha preso l'arma. Che aveva l'arma? Peccato, ho sperato di averlo ucciso io. Oh, ecco. Anche lui sta guardando l'inventario. Non ha niente. Oh! Mi è venuto in mente una cosa. Si possono scambiare i cappellini. Ecco perché quello prima mi aveva ucciso, non era della mia squadra. Forse aveva rubato il cappellino blu e invece non era dei blu e quindi mi ha ucciso. E tipo era una spia, un infiltrato. Mio Dio. Bene, seguo lui. Io con una pistola. Devo ammazzare la gente. Elicottero nemico. Lo sta guardando anche lui. Va bene. Ovviamente se siete nel veicolo non potete sparare, quindi vi possono ammazzare molto facilmente. Il tuo amico ti bisogna per forza che si fermi. Se invece fate eiezione vi buttate, quindi potete rischiare di morire. La stessa cosa. Spero che si fermi in un posto tattico, non come io prima che mi ero fermato là e non ho chiuso il veicolo. Secondo me si può aprire il veicolo. Cacchio! Oh cacchio! Hanno ucciso il pilota! Via, via, via! C'è un'arma lì! Oh mio Dio! Cuore della mia squadra! Ma è stato un cecchino? O forse è stato un fucile d'assalto? Dov'è la sua arma? Ah, ma anche loro non hanno le armi, non ce le hanno, hanno le pistole. Questo è ancora vivo, secondo me. Cacchio. Allora. Lui è lì. Sono i gialli. Mi ha spaventato. Vediamo da dove arriveranno gli spari. Ovviamente lui è un'esca.
andiamo. Sono molto ferito. O forse quello lì l'ha ucciso, quello che ha ucciso il nostro pilota. Non ne sono sicuro. Andiamo. Stop the car. Comunque qui il GPS è comodissimo perché avete la mappa in basso a destra, potete vedere se è un vostro compagno quello che sta correndo o no. Là arrivano dei veicoli, stanno arrivando. No, stanno andando alla base. Ecco un elicottero. Possibile che io sia qua rimasto da solo? Mi sono rimasti 4 minuti. Eccoli là. Andiamo, andiamo. Finalmente un veicolo, non ce la facevo più a camminare. Mi ero stancato. Vabbè, almeno non mi devo preoccupare, tanto c'ho il vetro antiproiettile. Mi devo preoccupare solo dei bazooka, devo ricordarmelo. Come vedete, se rimanete fuori dall'azione siete fregati, cioè state lì a correre a camminare per 3 ore finché non vi unite al vostro gruppo o massimo vi suicidate. Eccoli, eccoli. Ah, niente, siamo ritornati di nuovo alla base. Yes, yes, yes. Where we go? Where we go? Wherever you wanna go, mate. I don't know. Watch out for the mine. Devo stare attento qui alle mine. Le vedete, sono dei nostri, le hanno messi i nostri compagni. Ora devo vedere dove andare. Non lo sanno neppure loro, non lo sanno. Vado qui. Non ci credo. Non ci credo, non l'ho nemmeno vista. C'era una mina nemica. Vedo qualcuno. Dai, dai, fa che sia un nemico, fa che sia un nemico. Perfetto. La notte, ancora meglio. Anche perché io adesso l'ho visto. Cerchiamo di non perderlo di vista. Enemy cars at our base. Eccolo. Cacchio, non riesco a capire che colore è il suo berretto. Non ci credo, finalmente ho ucciso qualcuno io. Muori. Alleluia. Non ci credo. Era un fresh spawn. Che bello, questa sì che è stata bella. Oh là.
No, non c'è niente, vedete, come me. Comunque, almeno c'era qualcuno. Allora, la base è nostra, quella grossa, ma lì dove c'è quella specie di faro di quel palo con la luce rossa e dei nemici, secondo me. Sì, quindi, anzi, lì forse non è morto qualcuno, forse è il cimitero, perché so che quando muore qualcuno ci viene il bollino del cimitero. Non mi pare di vedere nessuno. Wow, un veicolo. Mio Dio, sei grosso. Un elicottero, chissà se mi ha visto. No. Quella negoziata del General Store. Quanti elicotteri? No, è il cimitero, come pensavo. Parlo piano perché sono concentrato. Cerco di essere concentrato. Ok. Ok, guardate là, vedo degli elicotteri. Forse sono nemici quegli elicotteri. Cerchiamo di salire. Sì, no, no, non sono nemici, sono nostri. Però lì avete visto che c'è il gun store. Andiamoci subito. Accendiamo le luci. Ovviamente gioco in prima persona. Più realismo. È anche proprio difficile capire se c'è qualcuno. Adesso furgone. Andiamo là al gun store. Cosa? Ma c'è qualcuno con me? Use the air channel, man. No, non c'è nessuno con me dentro. No. No, secondo me no. Quello lì è della squadra. Nemico. Mi sta seguendo. Fregato. Ok, forse mi segue ora. E il problema è che quei veicoli sono antiproiettile. Oh, sono scesi.
quasi. Sì. Sta arrivando. Andiamo. Il problema è che non ho nessuna arma, quindi vado lassù, prendo un'arma e provo a fare qualcosa. Cioè, se ho i soldi. Poi vedo dei punti di domanda, qualcuno è morto. Dei traccianti. Non so se mi sta seguendo qualcuno. Gli elicotteri sono nostri, secondo me. Questo no. No, questo no. Questo è nemico. Non è possibile. No, erano elicotteri nostri, ma c'erano i nemici dentro, secondo me. Perché sulla mappa me li segnava prima come compagni. O forse sono morti tutti i nostri e sono saliti.